Salve ragazzi, quest'oggi vorrei recensirvi il Dylan Dog Maxi Old Boy numero 35. Chi mi segue sa che non sempre faccio recensioni dei Maxi, ma non perché non li legga, ma perché comunque sono composti da tre storie e sono abbastanza lunghi e comunque difficili a volte da recensire, e più che altro perché me li vorrei leggere senza l'assillo di farla subito la recensione. Infatti, questo maxi è uscito il 26 febbraio, ora siamo al 14 marzo, sono praticamente in ritardo di un paio di settimane. Comunque, parlando di questo maxi Old Boy, c'è la novità nella copertina, che da questo appunto, da questo numero, la copertina è disegnata dai fratelli Raul e Gianluca Cestaro, che hanno collezionato davvero, secondo me, una copertina, una delle migliori in assoluto per quanto riguarda i maxi, e anche dei Dylan Dog in generale degli ultimi mesi dell'ultimo corso. Una copertina ben fatta, una scritta sul celestino di Dylan Dog, il bianco di Maxi e Old Boy, i titoli scritti in giallo e soprattutto uno sfondo rosso con una luna dietro, un albero. Il primo piano di Dylan disegnato molto bene. Qui dietro si possono riconoscere la morte e Xabaras e altri personaggi su una collina. Una copertina ben fatta dei fratelli Cestaro, devo dire, già come dire, su Facebook già avevo visto l'anticipazione, appunto, anche tempo prima che uscisse questo maxi, mi era piaciuta subito, ma dal vivo fa veramente una figura incredibile, una copertina molto ben fatta, anche abbastanza classica, con questa collina, questa casa dietro che mi ricorda comunque horror come Non aprite quella porta, diciamo quel genere lì. Però una copertina ben fatta, anche i colori scelti dai fratelli Cestaro, devo dire, alla grande. Una copertina che veramente spacca, mi è piaciuta tantissimo. Come detto, la copertina dei fratelli Cestaro, mentre le tre storie sono Tutto è perduto, Matrioska e Sotto la montagna. Tutto è perduto, è soggetto e sceneggiatura di Rita Porretto e Silvia Mericone, con i disegni di Davide Furnò. Matrioska, soggetto e sceneggiatura Bruno Enna, con i disegni di Luca Dell'Uomo. Sotto la montagna, soggetto e sceneggiatura Giuseppe De Nardo, con i disegni della coppia Piero Dalagnol e Luigi Siniscalchi. Ma andiamo con ordine. Partiamo dalla prima storia, che poi ve lo dico subito, è quella che mi è piaciuta di più. Tutto è perduto. La prima storia parla, appunto, è incentrato sulla maledizione di una bambola, e qui diciamo non c'è molto da essere originali, però questa storia, Tutto è perduto, è condita benissimo da, appunto, dalla storia delle due, Rita Porretto e Silvia Mericone, con i disegni di Davide Furnò, che sono stati veramente bellissimi. Sono state veramente una cosa spettacolare, e devo dire che sono stati i migliori. Quindi devo dire veramente che mi sono piaciuti tanto. Vediamo un po', andavo alla pagina 44 che mi sono segnato, qui, uno sfondo nero. Devo dire che qui Davide Furnò ha fatto un ottimo lavoro, soprattutto si vede qui la bambola di cui vi parlavo. E come detto, questa storia, Tutto è perduto, è quella che mi è piaciuta di più, perché è incentrata appunto su questa maledizione. Ci sono Dylan e Block, che sono protagonisti. Come detto, come ben sapete, le storie del Maxi, appunto, si chiamano Old Boy perché troviamo un Dylan old school e non quello che siamo abituati ormai a vedere sulla serie regolare. Per cui questa storia è stata quella delle tre che mi è piaciuta di più, perché è incentrata appunto su questa maledizione, su queste paure. Poi i disegni veramente sono stati migliori. Come già detto, Furnò promosso, ma promosse anche Rita Porretto e Silvia Mericone, che hanno fatto veramente un ottimo lavoro su questa storia, che ho letto ieri, mentre le altre due le ho lette oggi. Quindi c'è stata comunque questa differenza. Non l'ho letto tutto in una giornata, però Tutto è perduto, è una storia assolutamente promossa. Passiamo a parlare della seconda, Matrioska. Come detto, Matrioska è di soggetto e sceneggiatura di Bruno Enna, con i disegni di Luca Dell'Uomo. Matrioska è una storia che parla appunto della figura della Matrioska, è un assassino ossessionato da questa figura e anche dalla figura materna. Ci sono appunto delle frasi che mi hanno colpito molto proprio all'inizio della storia: dentro ogni donna c'è un'altra donna e dentro quella donna un'altra ancora, con Block all'inizio della storia che parla appunto di questa cosa qui. Devo dire che inizia bene come storia. Matrioska, Bruno Enna,
diciamo come soggetto di sceneggiatura era molto molto interessante, una storia che stava procedendo bene, poi non so perché, secondo me avrebbero potuto svilupparla un po' meglio. Infatti, secondo me c'è stata una fase della storia che è calata un po', poi si è ripresa. Devo dire che mi è piaciuta anche questa storia, ma meno di Tutto Perduto, sicuramente. I disegni di Luca Dell'Uomo, lui praticamente la cosa che ho notato in Luca Dell'Uomo è che disegna un Dylan un po' diverso dagli altri, poi ognuno ha il suo Dylan, vediamo se si riesce a vedere. Però devo dire che anche la prova di Dell'Uomo è positiva, non come quella di Furnò. Furnò mi è piaciuto di più, Furnò è su, come posso dire, è stato magistrale perché ha disegnato un Dylan un po' più oscuro, un po' più lugubre. Invece Dell'Uomo, per quanto riguarda Matrioska, ha fatto comunque il suo. Vediamo qui alcune tavole. Devo dire che anche Dell'Uomo è stato bravo, ma più Furnò. Per quanto riguarda la storia Matrioska, è una storia che appunto, come detto, vedrà Dylan indagare a questi delitti, a questo assassino che è ossessionato dalla figura materna della Matrioska e dal rapporto anche madre-figlia. Perché in questa storia ci saranno una madre e una figlia che appunto interverranno con Dylan e saranno molto importanti all'interno di questa storia. Devo dire che è una storia promossa, ma meno rispetto a Tutto è Perduto. L'ultima è Sotto la Montagna. Sotto la Montagna è una storia di soggetto e sceneggiatura di Giuseppe De Nardo, ai disegni Piero Dall'Agnol e Luigi Siniscalchi. Disegni. Subito vi dico che mi sono piaciuti perché Dall'Agnol e Siniscalchi, anche loro sono uomini della old school, disegnano Dylan Dog nella Bonelli da parecchio tempo. E devo dire che mi è piaciuta questa storia. Inizia con Dylan che va a Moats Edge, che è un paese al nord dell'Inghilterra, e indaga su alcuni delitti avvenuti dal sottosuolo. Senza spoilerare, però, appunto, vi dico che ci sono gli gnomi, praticamente, vengono nominati più di una volta gli gnomi. Dylan dovrà indagare in questa situazione, pur facendo fronte alle sue paure della claustrofobia, come sapete perché Dylan è claustrofobico, però devo dire che sia Matrioska che Sotto la Montagna che ho letto oggi mi sono piaciute meno rispetto a Tutto è Perduto. In sostanza, in conclusione, posso dirvi che questo maxi mi ha soddisfatto, è stato un buon maxi con delle buone storie, tre storie che appunto caratterizzano il vecchio Dylan, come è giusto che sia sui maxi, e devo dire che mi sono piaciute. Tutto è Perduto, però è quella a cui assegno 4 stelle, per cui supera ampiamente la sufficienza della storia che mi è piaciuta di più, per cui complimenti a Rita Porretto e Silvia Mericone e ai disegni di Davide Furnò. Tutto è Perduto, secondo me, è la storia migliore delle tre. Per quanto riguarda invece Matrioska e Sotto la Montagna, sono delle storie che comunque superano la sufficienza, non di tanto. Soprattutto Matrioska avrebbe potuto fare di più, però devo dire che è un maxi che alla fine mi sento di consigliare a tutti i lettori di Dylan Dog, ma anche a quelli che lo leggono da poco, senza confondersi con quello attuale della Meteora e degli albi regolari. Però questo è un Maxi Old Boy che secondo me vale il prezzo del biglietto, per cui ve lo consiglio, Dylan Dog Maxi Old Boy numero 35, una buona lettura invernale quasi primaverile, anche se qui da me fuori piove oggi, però ve lo consiglio perché veramente è un buonissimo Maxi. Grazie a tutti, alla prossima recensione.